Il bimbo povero è sparito! Sono 20 minuti che non si vede! Dice che è andato in bagno, ma secondo me gli è successo qualcosa di grave! Dobbiamo andarlo a cercare! E così vi raccontavo della volta che ho ucciso uno scheletro! Ah, è stata una lotta eterna! Ma alla fine il vostro professor Geraldo ha vinto! Ah, ve l'ho raccontato, ve l'ho! Ah, io non lo porto più a questo! È la terza volta che racconto le stesse cose! Infatti, basta, basta! Preferirei stare a scavare il carbone col professor Scavacchione, vi giuro! Sono più addormentato di quella volta che Mario ha raccontato le sue vacanze! Aspetta un attimo! Bimba Spina, Bimbo Bonzo, dov'è finito Bimbo Povero? Non lo so! Credo sia in bagno. Come sta in bagno? Ma è andato 10 minuti fa, ancora sta in bagno. Vabbè, starà a prendere il suo tempo. Ho capito, ma non mi sembra giusta questa cosa qua, mio caro Bimbo Bonzo. Noi siamo qua che ci sentiamo le mattate di quello scemo col secchio. Il secchio che ha toccato il mio secchio. Nessuno, professor. Professor, il secchio sta qua, non glielo tocca nessuno. La smetta di impazzire ogni volta, per favore. Oh mio Dio. Ma gente, ma un professore normale in questa scuola. Mario. C'è un ragno enorme, professore! L'ho portato io! Serve per l'allenamento! Oh mio Dio! L'allenamento! Ok, tranquilli, sembra che il ragno ce l'abbia con lo scheletro. Non ci preoccupiamo. Piuttosto io sono preoccupato per il bimbo povero. Professore, il nostro amico povero è andato in bagno 10 minuti fa e ancora non è tornato. Secondo la mia opinione, lui vuole cercare di evitare la lezione, professore. Che cosa? Chi vuole evitare la mia lezione? Andate a recuperarlo, presto! Perfetto, abbiamo anche la sua accordanza, andiamo a recuperarlo. Perfetto, subito, andiamo, fuori. Vieni, mamma mia, oh, ragazzi, io non ne potevo... Ma poi avete sentito che puzza di pesce il professore? È vero! Là davanti si sente troppo. Infatti, perché noi siamo in prima fila, quando dice tipo... quella roba là che fa sempre lui, arrivano sputazzi al puzzo di pesce. Che schifo! Beh, sembra la scena finale di un film di pesca. Ok, allora... andiamo in bagno. Bimbo povero, non la scamperai. È di qua il bagno. Sì, lo so, infatti. Ma che vuoi insegnare questa scuola? La conosco come le mie tasche, la conosco. Bimbo povero, secondo voi è andato nel bagno dei maschi o delle femmine? Ma dei maschi, però dei no maschi. Penso anch'io. Bimbo povero, posso entrare? No, devi restare fuori, bimba spina. È un bagno privato per soli maschi. Chiudi la... No, lascia aperto. Meglio, anche perché c'è uno certo odorino che non è buono. Che schifo. Bimbo povero, sei qua dentro. Ah, che schifo, ho aperto questo. Scusa. Bimbo povero, aspetta, forse qua dentro. Bimbo povero, eccolo lì. Allora, che ci fai qua dentro? Mi sa che mi ha fatto male la cipolla a colazione. È vero. Ma che colazione è? Infatti, che schifo! Vabbè, senti, ti lasciamo alla tua intimità, ma poi c'è un odore... Cioè, le cipolle... Mamma mia... Che orrore! Vieni fuori, Bimbo Bonzo, prima che perdi la memoria. Sai che questi odori possono addirittura farti perdere la memoria? Porca miseria, che odoraccio! Andiamocene in classe, guarda, tra la... qua! La puzza di pesce del professore... E la puzza di popò del bimbo povero, non so cosa sia peggio. Forse, guarda, preferisco il professore, Ma fortuna che stanno in posti diversi. Ti immagini se fossero insieme qui dentro con due puzze combinate. Che schifo. Il ragno, scusa ragno. Professore, il bimbo povero è in bagno. Dice che ha mangiato le cipolle a colazione, quindi sta a fare una puzza, una puzza, là stavamo per svenire tutti quanti. È pericoloso, le puzze sono pericolose. Ecco, appunto. Sì, quelle È arrivata una zaffata di trota, hai sentito, Mario? Mamma mia, qua in prima fila sembrava pesce persico. Ma in prima fila non si può resistere così, Professor, posso cambiare posto e andare in fondo alla classe? No, tu devi restare qui. Aspetta, mi è meglio che... fino a qui. Mi devo distendere un attimo. Oddio, che puzza. Aprite le finestre. Aiuto, bimbo bonzo. Mi è arrivata una zaffata di anguilla che non si può descrivere dal professore. Ok, va meglio. Ok. Professor, quando finisce sta lezione? Noi non ne possiamo più. È la prova finale per la giornata di oggi. Uno di voi deve candidarsi.
Lo faccio io. Fallo tu, così finisce il premio. Infatti, lo faccio io. Ma insomma, comunque lei deve fare qualcosa per Stalito. Guardi, il bimbo bonzo un altro po' piange. Ah, ok, cosa devo fare? Adesso tu devi riuscire a dominare il ragno. No, ma io non ce la faccio più. Mi ha sputato in faccia, Mario. Ho notato, si vede da qua. Preferisco il ragno, professor. Cosa devo fare? Come faccio a dominare il ragno? Devi essere ragno. Comportati come se fossi un ragno. Eh no, professore, però non gli dica così, che quello si arrampica sui banchi. Bravo, buona idea. Guarda come sono bravo, Non così, devi comportarti meglio da ragno. E non lo so fare. Fai anche il verso. E che verso fanno i ragni? Tipo... Esatto. Okay, non lo riesco a fare due volte. Mi ha risposto. Oh, mi segue ora. Come so, ce la sto a fa. Sono potuto salire a cavallo. Oh mio Dio, guarda come non lo posso avvicinare. Attento, temimi, sono un cavaliere di ragno. Un ragnaliere. Bravo, era da tempo che sognavo di avere uno studente bravo come te. Ah, lo so, professor. Oh, prendo 10 io stavolta. Avete sentito che ha detto? L'avete sentito? Sì? Sì, a parte tutta la litata di pesce abbiamo professor, sentito. Guardi, sono contentissimo con sto ragno. Guardi, glielo devo lasciare, me lo posso portare a casa? No, mi serve. Ok. Però sono stato bravo, sono contento. Possiamo andarcene adesso, la prova è finita. Sì, siete liberi di andare, a domani. Oh mio Dio, fuggi. Scappa. Oh, aspettate un attimo. Quello là ancora sta in bagno. Non è, torna. È vero. Andiamo a vedere, dove sta il bagno? Spina qui? Ok, adesso basta, perché non ci posso mica credere che quello là sta ancora in bagno, bimbo. Si è perso anche la cavalcata del ragno. Non ha visto, bimbo povero. Allora, ragazzi, che succede? Non lo so, non c'è più neanche il bagno. Si è rubato il bagno. Mamma! Non ci posso credere, vabbè che bimbo povero, ma addirittura è disonesto. Bimbo povero! Amici, mi sa che ho buttato troppa carta, è finita. Aiuto! Oh mio Dio! Oddio, ma come ha fatto? A quanto dice, ha buttato troppa carta, ha rotto il bagno! Oh, secondo Dio, me secondo me ha fatto una cacca potentissima. Sì, una roba con le cipolle ha corroso il bagno. Che schifo. Ma lo dobbiamo tirare su. Lo so, non possiamo mica lasciarlo intrappolato nelle tubature. Bimbo povero. Ho capito che casa tua fa schifo, ma addirittura scegliere le fogne mi sembra un po' esagerato. Non ti preoccupare, ti tiriamo fuori noi, credo. Bimbo bonzo, c'hai una pietra? Gli tiro con la fionda. Dai, smettetela, okay. Poverino. No, sono caduto sotto. Scappa prima che ce le tira indietro. Ok, non ti preoccupare, scherziamo soltanto, Arriviamo subito con altre carte igieniche. Così ti fai una scala di carte igieniche e vieni di sopra. Oh mio Dio, sentite però, ci serve... Aspettate, non possiamo andarcene così. Perché mettete se arriva tipo un altro studente che deve usare il bagno, non si accorge che il bagno è crollato e tipo cade anche lui oppure gli fa la pipì addosso. Ci serve uno di quei cartelli che usano i bidelli, sì, per segnare tipo che il bagno è rotto, che è bagnato e non si può passare. E se lo rubassimo tipo dalla segreteria qua sopra? Come, così? Sì, rubalo. Ok, dallo a Bimba Spina, lei sa scrivere in modo professionale. Vai, Bimba Spina, okay. Entra. Devi metterlo proprio sulla porta interna, però. Qui? Quella a destra, sì, brava, lì. Noi ti facciamo da palo, controlliamo che non arriva nessuno. Bimbo Monzo, guarda da quella parte. Chiudiamo la porta. Ok, sì. Bimba Spina, spicciati però, c'è gente. Che chiuso! Puzza qua chiuso dentro! Scusa! Ok. Allora, hai fatto? Fatto! Ok, perfetto, esci, forza! Esci, che è scritto, fa vedere... Fuori uso. Brava, va bene, perfetto, andiamo. Oh, ok, dove troviamo? E ora come lo tiriamo fuori? Non lo so, chiamiamo il bidello, venite, facciamo una corsa. Non possiamo mica lasciarlo là sotto. Bidello, aspettate un attimo. Ma scusate, ma se noi stiamo dobbiamo... Se le nostre lezioni sono finite, vuol dire che sono finite anche quelle dell'asilo. Oddio, è vero. Il mio fratellino, Bimbo Bonzo, è rimasto.
rimasto lì. Ma che sarà tutto solo lì ad aspettare? Oh, Dio, non lo possiamo. Vabbè. Dobbiamo correre, sbrigatevi, forza. Non lo possiamo. Come sarà andata la sua prima giornata? Non lo so, deve essere stata sicuramente. Probabilmente, perché in mezzo a tutte quelle lumache io non lo so come poteva andare. Però dobbiamo andare lo stesso a riprenderlo, anzi a maggior ragione se gli è andata male. Avrà bisogno del suo fratellone. Ma poi immaginate, scusate, ma se lui non ha un nome, no? Come hanno fatto a chiamarlo? Magari lo avranno preso in giro come fai tu chiamandolo lumaca. Ma non possono perché lì sono tutte lumache. Dove stava l'asilo? Di qua. Da questa parte. Ok, corri, bimba spina, corri. Eccoci arrivati. Scusi, maestro, ci siamo dimenticati del fratellino. È stata una giornata pesante. Ma aspetti un attimo, dov'è il mio fratellino? Signora maestra, dov'è? Non lo so. Era un attimo fa qui intorno. Ma come non lo sa? L'ha perso? Ma che ha perso il mio fratellino? Ho capito che con tutti questi bambini è difficile tenerli d'occhio, però dai. Non ci si comporta così, signorina. Ok, diamoci una calmata, lo cerchiamo. Secondo me è dentro, venite. Ok. Allora, qui c'è area attività, credo. C'è un'altra maestra, neanche questa sono sicuro ha visto. Dov'è il mio fratellino? Ehi tu, bambino vestito di dinosauro! Hai visto per caso il mio fratellino? È tipo te, un po' lumacoso, no? Un po' più... più viscido. Non mi rispondo. Mario, bimbombonzo! Non mi rispondo. Sto chiedendo in giro agli altri bambini. E che ti dicono? Non vieni qua, forse nell'area riposino. Sì, sicuramente nell'area riposino. Gli piace un sacco fare il riposino. Miss Melina, scusi, ha visto... Vabbè, non ci aiutano. Fratellino! A me non è che interessa tanto di perderti, ma il papà poi mi mette in punizione per sempre, fratellino! Non avevate fatto pace, sì, cosa dici? Più o meno. Bimbombonzo! È comodo. Lo so, ma non sei troppo grande. Vedi che ti sporgono i piedi. Ok. Andiamo, abbiamo una missione più importante. Dobbiamo trovare il mio fratellino. Bimbo piccolo. Piccolo leonino. Come cavolo ti chiamerai? Non lo so. Bimbo, dove cavolo è? Non lo vedo da nessuna parte. Venite, forse si è allontanato un po'. Magari da questa parte. Piccolino. Cerco di qua. Non lo so. Oh, eccolo. Oh mio Dio, ci hai fatto prendere una paura. Dove cavolo tieni fieri, bimbo bongio, è qui. Ecco. Oh, sei un delinquente, se guarda. Non ti meriteresti nessun biscotto, ma il papà mi ha detto di darti spesso da mangiare. Quindi tieni, beccati sto biscottazzo. Dobbiamo andare a casa, è finito l'asilo. Giusto ragazzi, lo riportiamo esatto. A casa? Ok. Mi sembra un sacco stanco. Lo so, è stata una giornata pesante anche per lui. Forza fratellino, strusciga a casa, lumacheggia con noi. Una volta che tornerai a casa sul sicuro, il papà ti farà un sacco di domande. Come ti è andata il primo giorno? Quante amichette hai conosciuto? Perché eri da solo fuori dall'asilo? Le prenderai, fratellino. Sì, ma lo sai che se tu lo dici al tuo papà, poi il tuo papà si arrabbierà tantissimo con la scuola. È vero. Ma non con me, perché io non ci ho fatto niente. Io ero a scuola giusto. Per conto mio, no? Dobbiamo attraversare di qua. Ok, ragazzi, io vado dentro un attimo. Poso il fratellino e poi esco di nuovo a giocare con voi, ok? Ok, ti aspettiamo qui. Benissimo, arrivo, Vieni, fratellino, forza. Oh, mi sono preso cura abbastanza di te per oggi. Sbrigati. Andiamo. Papà, sono tornato. È stata una giornata un po' pesante. Aspetta che faccio entrare il fratellino che con le porte si impaccia un pochettino, Allora, fratellino, ti dico già, piccolo papà, che si è avuto dei problemi a scuola. Perché, ecco fatto, un attimo che era difficile farlo entrare, Perché si è nascosto, fratellino. La scuola era un po' distratta, la maestra lo ha perso di vista, guarda. Poi dopo io ti consiglio di farci una chiacchierata. In ogni caso, non sono affari miei. Io adesso vado a giocare perché sono stanco già. Il professore ci ha sputato addosso tutta la lezione. Oh, eccomi tornato, ragazzi, guardate. Non lo so già io. Già fatto? Sì, ho già fatto, l'ho mollato là dentro perché io voglio giocare. E non ti sei lavato dopo tutti gli sputi che ti ha tirato il professore? Sei matta? Mi sono lavato 3 martedì fa. Che schifo. Giusto, scusa, guarda, fa male lavarsi troppo spesso. Poi non coltivi più i muffi della pelle, insomma. Oh mamma, il bimbo povero, ce lo siamo scordati a scuola. Bimbo povero? Che cosa sì, nelle tubature, nel fogno, il bagno. Oh mio Dio, è vero. Il bimbo giusto. Povero è caduto nel bagno. Oh cavolo, ed è ancora lì. Sì. Oh.